Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Riprendono le consultazioni di Mario Draghi. La sua unità nazionale prenderà forma in questo secondo giro. Secondo le attese del secondo giro di consultazioni, apertosi infatti oggi, il Premier incaricato non si è limitato soltanto all'ascolto, ma ha iniziato a tratteggiare i confini programmatici di un governo europeista con un forte richiamo all'atlantismo, incardinato su necessarie riforme della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia civile. Intanto dalle ore 13 di mercoledì 10 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio gli iscritti del Movimento 5 Stelle saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un governo presieduto da Draghi, lo ha annunciato il blog delle Stelle. Uno dei quattro punti cardine del programma del Presidente del Consiglio incaricato Draghi è una forte cornice europeista, ha dichiarato il senatore del PSI Riccardo Nencini dopo le consultazioni, spiegando che quando Draghi parla di europeismo parla anche di sfida, tanto che è arrivato a mettere sul tavolo la questione del bilancio comune europeo. Con Draghi però non abbiamo parlato di tempi sulla formazione del governo, abbiamo una definizione molto più precisa del governo stesso, conclude. Sono 7.970 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come palesano i dati odierni del Ministero della Salute, su 144.270 tamponi processati. I decessi registrati sono invece 307 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 270 di ieri. A tal riguardo ecco cosa ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro Speranza. Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta molto alto. Non possiamo scherzare con il fuoco. Parliamo anche della Campania, arrivato infatti nel pomeriggio il consueto bollettino dell'unità di crisi regionale sui nuovi casi Covid. I positivi di giorno sono in aumento, 1189, di cui 28 casi identificati da test antigenici rapidi. Asintomatici 1106 e sintomatici 55. I tamponi del giorno sono persino in diminuzione, 9555, di cui 553 antigenici, per un totale positivi di 233.322 e una percentuale di tasso di incidenza che aumenta esponenzialmente. I deceduti sono 13, dei quali 9 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti di 3.904. I guariti invece sono 940, per un totale di 163.710. Come ogni giorno parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 110. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.542. Generano preoccupazione appunto le varie varianti Covid che stanno facendo rapidamente il giro del mondo. Si pensa infatti a come contrastarla al meglio. Al momento l'ipotesi che si fa largo è quella di una terza dose di richiamo dei vaccini. Ad avanzare questa possibilità sono fonti del governo britannico. Le varianti, in particolare quella sudafricana, sarebbero infatti maggiormente resistenti e quindi due dosi di vaccino potrebbero non bastare a debellarle. Secondo il governo, in autunno potrebbe essere quindi necessario un rinforzo della copertura vaccinale e probabilmente una successiva vaccinazione annuale. Un grave problema per il Sudafrica, che è il paese maggiormente colpito del continente, con oltre 1,5 milioni di contagi e 46.290 decessi. La variante africana infatti rappresenta circa il 90% dei nuovi casi riscontrati, una ridotta efficacia quindi del vaccino AstraZeneca, sarebbe una pessima notizia anche per gli altri paesi del continente e non solo per la maggiore possibilità di assistere alla diffusione della mutazione. Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e docente di igiene all'Università Cattolica, ha spiegato che comunque le tecnologie di produzione dei vaccini di oggi ci consentono di attuare le necessarie modifiche per renderle efficaci anche su tutte le varianti.
Individuati casi positivi alla variante inglese del Covid tra gli alunni delle scuole di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. A renderlo noto è la regione che ha disposto i tamponi molecolari con drive-thru, quarantena e didattica a distanza su tutto il territorio di Macerata. Nelle scuole di Tolentino infatti si sono registrati due casi certi e un altro di elevato sospetto che coinvolgono anche un lavoratore presso una pelletteria locale. Un altro caso positivo si registra nella prima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza e altri tre nella scuola di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Al momento non risultano casi nelle altre aree vaste. I dirigenti ASUR, i sindaci di Tolentino, Giuseppe Pezzanese e Pollenza, Mauro Romoli, assieme all'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, hanno predisposto d'urgenza una riunione e un drive-thru presso il piazzale davanti alla piscina comunale di Tolentino per sottoporre a tampone molecolare tutti gli studenti dell'Istituto Lucatelli, dell'Istituto Martin Luther King e tre classi della prima media di Pollenza. Domani inoltre verranno sottoposti a tampone salivare anche i bambini della materna, al tampone molecolare i ragazzi del liceo scientifico Filelfo. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha fatto il punto sulle operazioni di restyling in città che vanno avanti ormai da settimane. Ascoltiamolo. Monitoraggio delle alberature anche con i tecnici dell'ACER, che è l'ex istituto case popolari, tanto per intenderci, e stiamo verificando la possibilità della messa in sicurezza generale del patrimonio arboreo del quartiere. È una serie di iniziative che stiamo portando avanti sulla scorta di indicazioni del comitato di quartiere, dei cittadini che abitano questo quartiere, e faremo in modo che alla fine ci sarà una tranquillità totale per quanto riguarda gli alberi. Devo dire inoltre che firmeremo in questi giorni un accordo di programma con l'Ordine degli Agronomi che ci garantirà una visione tecnico-scientifica della nostra situazione per quanto riguarda il patrimonio arboreo, in modo tale da condurre azioni razionali e mirate. Zaini con quaderni, penne, colori, album da disegno sono stati donati dalla Fondazione Strachan Rodinò a Napoli a 30 bambini e ragazzi ospiti di case famiglie partenopee. Un piccolo ma importante gesto in un periodo così delicato per l'istruzione, ancor più per chi ha meno possibilità. Per altri 15 ragazzi ipovedenti saranno invece regalati dei giochi inclusivi per affrontare al meglio questa pandemia. Ascoltiamo la voce dei protagonisti. La Fondazione Istituto Strachan Rodinò ha deciso in questo momento così nefasto, così complicato, di far dare un piccolo contributo a bambini e ragazzi ospitati da casa e famiglia, proprio per all'interno degli zainetti che sono stati donati poi da un amico del Comune di Napoli. All'interno noi abbiamo acquistato quaderni, squadrette, pastelli, penne, album da disegno, tutto l'occorrente perché questi nostri amici con meno possibilità possano concludere al meglio il loro anno scolastico. Le case d'accoglienza, le case famiglia e naturalmente le comunità per minori costituiscono una realtà che intercetta molta della difficoltà, del disagio e della povertà educativa, difficoltà e disagio che non può che aumentare in tempi di pandemia. Quindi un dono, un'attenzione, uno sguardo su questa utenza particolare è sintomo di grandissima sensibilità da parte della Fondazione. Con una importante iniziativa di solidarietà che viene da una cartolibreria importante di un quartiere di Napoli, abbiamo messo in rete delle istituzioni importanti per rispondere a dei diritti, quelli dell'istruzione e dell'infanzia, che in questo momento devono ancor più diventare prioritari nella nostra battaglia al coronavirus, ma soprattutto nel nostro ricostruire insieme le nostre città dopo questo trauma così profondo. Vuole essere soltanto un piccolissimo contributo e allo stesso modo invece per 15 ragazzi non vedenti ed ipovedenti regaleremo dei giochi molto inclusivi con cui possono giocare anche con i loro fratellini, con i loro amichetti, e sperando di uscire presto da questa pandemia. In un momento di grande crisi economica e commerciale c'è chi investe sul lavoro e sui servizi ai cittadini. È il caso di Nocera Inferiore, che ha inaugurato il nuovo mercato giornaliero nel piazzale antistante la
stazione ferroviaria. Nel weekend il noto attore Angelo Di Gennaro si è recato in visita nell'area, accompagnato dall'assessore comunale al commercio Antonio Franza e dal coordinatore regionale dell'AMBA Confesercenti Aniello Ciro Pietrofesa. Angelo Di Gennaro ha voluto invitare attraverso un videoappello tutta la cittadinanza. Ascoltiamo. Allora, oggi sabato si è fatta questa inaugurazione che è benaugurante, ma come spesso accade non è importante essere presenti all'inaugurazione, ma essere presenti sempre, perché questo mercato è il vostro mercato, non è un mercato di Cocruno. Questo mercato è il mercato dei vostri mariti che lavorano all'interno del mercato. Insomma, i soldi hanno a girare qua, non se ne hanno a fuggire qua. Scendete, mettetevi le mascherine e andate a fare spesa. E lo andate alla coppa a Facebook. Buona giornata. Venite al mercato a Nocera Inferiore, vicino alla stazione. Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche da parte dell'ASL di Caserta in tutta terra di lavoro. Per il secondo giorno di fila non si registrano vittime, sono invece 102 nuovi positivi a fronte di soli 765 tamponi processati per un tasso di incidenza che risale fino al 13,3. I guariti sono invece 139, Maddaloni è in cima per numero di casi attivi con 223 positivi, c'è poi Caserta con 217 e San Felice a Cancello con 177. Cambiamo argomento, anche se non di troppo. Il focolaio Covid individuato nella struttura penitenziaria di Carinola, sviluppatosi già nei giorni scorsi, ha causato la prima vittima. È il 52enne Antonio Maiello, deceduto in ospedale dopo 3 giorni di terapia intensiva. Sposato con figli, risiedeva a Cellule. Ben 17 infatti gli agenti della polizia penitenziaria positivi al Covid al carcere di Carinola. Qui è seguito l'intervento dell'Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria con una nota di Giuseppe Moretti, presidente nazionale, e Ciro Auricchio, segretario regionale campano, che esprimono vicinanza alla famiglia del povero collega e le più sentite condoglianze. Non è la prima volta, proseguono, che un collega ci lascia per aver contratto il Covid-19. Ci risulta che anche altri colleghi in servizio al carcere di Carinola siano ricoverati per la stessa causa. Chiediamo pertanto un'accelerazione del piano operativo vaccinale che prevede nella fase 3 la somministrazione del vaccino anche per la polizia penitenziaria. Sono seguite rassicurazioni dalla Segreteria Nazionale a Roma, dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Priorità da la somministrazione dei vaccini al personale che lavora nelle carceri. Chiediamo di sollecitare le regioni e in particolar modo la regione Campania affinché si avvii con urgenza la somministrazione dei vaccini innanzitutto al personale che è in servizio H24 negli istituti penitenziari al fine di scongiurare il rischio drammatico di ulteriori morti. Dopo la pesante sconfitta di sabato al Ferraris contro il Genoa, il Napoli guarda la partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Atalanta a Bergamo. Mister Gattuso è stato al momento confermato dalla società, ma non a tempo indeterminato. Il tecnico infatti dovrà dare risposte sul campo e centrare la finale di Coppa Italia, oltre che a fornire una prestazione importante anche sabato pomeriggio al cospetto della Juventus al Maradona. Sguardo anche alla probabile formazione, Ospina in porta di Lorenzo e Rui, terzini con Maximovic sicuro del posto a causa dell'indisponibilità di Koulibaly causa Covid e Manolas che è persino out per un problema alla caviglia che si risolverà tra 3 settimane. Spazio quindi a Rachmani, a centrocampo dovrebbero invece esserci ancora Adem e Bakayoko, con Zielinski trequartista, Insigne e Lozano dietro Petagna unica punta. In questi minuti intanto sta giocando per la Serie C Girone C a Casertana. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata alle 21.30 una nuova puntata di Zanzara d'Inchiostro. Buona serata e a domani con l'informazione di Teleprima.